Signori e signore, o forse dovrei dire signor, benvenuti in questa nuova. Nell'episodio precedente, che vi lascerò nella scheda, avevo presentato quello che è forse il campione mondiale, sconfitto una sola volta nella sua carriera professionale delle gare di schiaffi, ovvero Vasilij Komarskij. Se qualcuno di voi ha mai letto la Bibbia, io non l'ho mai letta, probabilmente a fianco al nome di Dio da qualche parte c'è sicuramente il suo nome, quello di Vasilij Komarskij. Mentre il resto del mondo reagisce alle tettone della pupa e il secchione, io guardo dei grossi tizi con probabili problemi di obesità che si prendono a schiaffi. Sono gay. Mi fa paura anche il presentatore, che probabilmente è un veterano di queste competizioni dall'aspetto. È pelato, ha la barba ed è grasso, quindi hanno tutti questi tratti in comune che sono facilmente riconoscibili. Baba boy. Andiamo al primo round di questa competizione. Parte Frank the Tank, che chiameremo il barile. Merda, attenzione, attenzione, io davo per favorito il barile, ma a quanto pare anche questo tizio di cui non ricordo il nome, ci sa fare. La potenza è on point. Baba boy. È uscito dall'inquadratura. Per adesso non ci sono complicazioni in nessuno dei due partecipanti, quindi il martello va ancora spedito. Probabilmente il barile è un po' il favorito in questo caso, è quello con più esperienza almeno. E comunque vedremo. Mi ha fatto saltare i. Come cazzo si chiamano? Gli orecchini quelli innestati nelle orecchie. Ma Cristo, ma puoi fare una gara di schiaffi con queste robe all'orecchio? Ogni volta che il martello riceve uno schiaffo da parte del barile, ha la stessa faccia, che ho io quando vedo le reaction della pupa al secchione o della caserma in tendenza. Quindi credo sia comunque lo sfavorito tra i due, anche perché il secondo, ovvero il barile, sembra che non stia praticamente ricevendo nessuno schiaffo, ha la stessa faccia dall'inizio della competizione, è una cosa incredibile. Okay, that's a hard shot. I'm having a hard time seeing it from here. Good lord. È caduto. È finita. Sta pensando? È quella la faccia. Allora, io posso capire cosa ha nella testa in questo momento il martello, a parte varie contusioni cerebrali, ma soprattutto la sete di vendetta, no? Dopo uno schiaffo del genere che ti fa cadere a terra, tutto quello che vorresti fare è prenderti la tua rivincita con il tuo avversario. Il problema di questo sport è che se vuoi la rivincita poi ti devi beccare un altro schiaffo, cioè o prendi lo schiaffo e dai lo schiaffo, oppure molli prima di dare tu l'ultimo schiaffo e quindi hai perso non solo effettivamente, ma hai perso anche moralmente. Continua a guardarlo dall'alto verso il basso, con quella faccia che forse vuole sotto sotto spronarlo a continuare, ma non per un gesto sportivo questa volta, ma per il puro piacere personale di poter tirare altri schiaffi di estrema potenza su un viso che probabilmente ne ha già subiti troppo. Di profilo si dovrebbe vedere solamente la guancia di destra, invece si vedono entrambe, non è normale questa cosa. Comunque ci prepariamo per il prossimo schiaffo, che probabilmente sarà quello decisivo questa volta. Questa non è la faccia di un uomo che può continuare una competizione di schiaffi senza rischiare ingenti danni. È finita, il martello si è arreso alla potenza di Frank the Tank, anche detto il barile. Arriva per tutti a un certo punto nella carriera di uno schiaffeggiatore professionista, il momento in cui realizzi che la natura non ti ha creato per ricevere e dare schiaffi di enorme potenza.
È un bambino, è felicissimo di aver vinto. Cioè, questa è proprio la semplicità di questo sport. La semplicità, ma allo stesso tempo la violenza, la brutalità. Non rifatelo a casa. Do not try this at home. A meno che potete farlo, ma solo se il vostro avversario è una donna. No, scherzo. Vabbè, in quel caso non sarebbe più una gara di schiaffi, ma sarebbe violenza domestica. E la violenza domestica non è accettata. Allora, io questi due non li ho mai visti, o comunque se li ho visti non me li ricordo, ma il tizio a sinistra mi fa seriamente paura. Cioè, non lo so, a questo tizio secondo me potresti infilargli un coltello nel quadricipite destro e non farebbe una mossa. Infilargli un coltello nel quadricipite destro e non farebbe una mossa.